E oggi veramente c'è, mandiamo una delle interviste che sono veramente uno dei ricordi più belli di tutta la nostra carriera, sì. di conduttori radiofonici. Chi l'avrebbe detto? Devo dire la verità, prima di approcciare, di avvicinare questo grande personaggio, non avrei mai sospettato che al termine sarebbe stato poi quella l'intervista clou della storia della Barcaccia, però invece così è stato. Può sembrare esagerato dirlo, però in effetti è stata una delle più commoventi ed emozionanti, è stato il nostro incontro a New York con il grande Italo Taio. Italo Taio, un basso italiano purtroppo scomparso. E anche da parecchio ormai. E no? Da parecchio. Sì. Noi lo abbiamo intervistato quando era ancora in attività, anche se era l'ultimo anno, aveva annunciato l'addio alle scene come sacrestano nella Tosca. Noi lo vedevamo come sacrestano in una Tosca con Levine, no? Sul Levine podio. Sul podio. E... Che voleva sempre lui, no? Sì, Levine pretendeva sempre Taio come sacrestano. E io ricordo il grande amore per la musica. Musica e questo squarcio, possiamo dire, su un secolo, possiamo dire, perché Taio la carriera è iniziata negli anni 30, sì. ai livelli massimi, quindi Fritz Busch, tutti i più grandi. E poi la cosa impressionante che ricordo di Taio è questo volto che era lo stesso che noi vedevamo nei suoi film, nelle cose, la stessa precisa fisionomia, era come se gli anni non fossero passati, cioè si vedeva che era una persona di età, però lo sguardo, tutti i gesti, la mimica facciale, tutti i suoi personaggi era quello del suo Dulcamara, insomma, esattamente dire, quello attestato da ben due film, mi sembra. Infatti, no, ci sono Dulcamara, Don Basilio, Don Pasquale, grandi, Don Chisciotte, attenzione, grandissimo, sì, interprete di quel ruolo. E molti magari non l'avranno mai ascoltato, molti di voi in questo momento collegati con la Barcaccia, questa è l'occasione per conoscere una grande persona, questo grande artista, sì, veramente. E a Taio dedicheremo ben due puntate. Quindi sì, sia questa sia il prossimo venerdì, perché nulla si doveva buttare di questa intervista, sì, veramente preziosissima. Infatti, come tutti gli ascolti che proporremo, cominceremo proprio ascoltando la voce di Italo Taio e poi questa splendida occasione di parlare con lui. Io già suppongo e immagino che al par di me sappiate che io sono quel gran medico, dottore enciclopedico, chiamato Dulcamara, per la cui virtù preclama i portenti infiniti, son noti all'universo e siamo qui in un appartamento che guarda sul Lincoln Center, c'è il Metropolitan sotto, e siamo in compagnia di una stella di questo teatro, Italo Taio. Beh, dire di questo teatro forse è un po' riduttivo, perché questo veramente ci troviamo nella difficoltà di cominciare il discorso, perché una delle carriere credo più lunghe della storia, il repertorio più vasto che io personalmente abbia mai sentito ricordare da un cantante, quindi vorrei pregare il nostro ospite, cioè noi siamo suoi ospiti in questo momento, però lui è ospite alla nostra trasmissione, di tracciare un po' per gli ascoltatori italiani, perché ci sono molti giovani e sicuramente sono pochissimi quelli che avranno potuto seguire tutta la sua carriera. Io non sono conosciuto da tutti perché sono troppo vecchio per essere ricordato. E no, ricordiamo un po' tutto quanto questo esordio nel 35. Io ho debuttato al Regio di Torino nel marzo del 35, 19 marzo 1935, con Fafner nel ruolo del Reno di Wagner. Ho fatto un'audizione a Torino per il Regio, perché ero stato bocciato dopo 8 anni di agrimensura, di aver studiato per diventare geometra. Mio padre voleva a tutti i costi che io prendessi un diploma, ma io evidentemente ero interessato al teatro più che all'agrimensura. Per cui quando sono stato bocciato, papà mi ha chiesto: vuoi studiare, ripetere l'anno, oppure vai a lavorare? Io vado a lavorare. Sono andato a Torino in banca, dove c'era mio fratello Arnaldo, allora a fare, aiutare un pochettino la baracca lì.
essendo a Torino ho saputo che c'erano queste audizioni a Reggio, per cui sono andato, ho fatto un'audizione e sono stato scritturato. No, senti, nessuno si spaventi. Per provarvi il mio contento di schiamito accoglimento, vi rivolgo, buona gente, uno scudo regalar. Ecco qua, così stupendo, si balsamico e visibile, tutta Europa sa che io vendo niente men di 9 lire, ma siccome è pur palese che io son nato nel paese, per 3 lire a voi lo cedo, sol 3 lire a voi richiedo. Moretta, musica! Giorno di una fortuna incredibile in quei tempi per questo Fafner, questo gigante Fafner dell'oro del Reno. Direttore d'orchestra era il maestro Fritz Busch. La prima prova, si va tutti quanti là e lui va bene, tutto bene. Quando è la fine della prova dice: lei taglio, rimanga, e manda via tutti, io rimango lì, sento. E comincia a dire: lei non ha una voce per cantare questo Fafner. Ho appena cominciato e già finisco la carriera qui. Però lui aggiunge: vuole venire con me a Kleinburg per imparare un po' di Mozart? Questo poteva essere il sogno della mia vita, di andare con un maestro come Fritz Busch, che era il mozartiano per eccellenza, con Bruno Walter allora, vero? Per imparare un po' di Mozart. E così sono andato nel maggio nel 35 a Kleinburg. Ecco, chiariamo subito un giallo, perché penso molti sì. Collezionisti di dischi, io da tanti anni mi chiedevo e solo ora ho saputo questo mistero. Queste nozze di Figaro innanzitutto vengono date come una registrazione del 34, invece sono del 35, evidentemente. Sì, la registrazione dell'aria di Don Bartolo è del 35, ecco, perché io ho registrato nel 35, credo, nel giugno del 35, credo. Soltanto l'aria, la registrazione credo che sia stata fatta nel 34 con tutta la compagnia. La ragione per cui Busch ha voluto che io cantassi l'aria, che registrassi l'aria, è stata poi la prima registrazione della mia vita, diciamo. Posso pensare che lui era convinto che per cantare Mozart ci volessero cantanti italiani. Questa era una delle cose che lui piaceva ripetere. E nell'aria di Bartolo c'è un scioglilingua, ci sono molte parole da dire velocemente, se tutto il codice dovessi leggere, se tu vinci dovessi, eccetera. Evidentemente l'inglese non riusciva a pronunciare queste parole come voleva lui, per cui penso che questa è la ragione per cui ha voluto che io la registrassi, ed è rimasta lì come unica aria, unica, diciamo, in mezzo a tutto, una cosa già registrata l'anno prima. Con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà.
Andando a Glyndebourne con il maestro Busi ho imparato quello che noi chiamiamo il canto strumentale, cioè trattare la voce come uno strumento. Devi essere padrone assoluto della tua voce, dei colori della tua voce, dei piani, dei forti, eccetera. Perciò con questa disciplina io sono riuscito a essere un buon mozartiano, credo, mi ricordo il maestro Rudolf con cui ho cantato, ho registrato, c'è una registrazione della Cetra, mi pare, un Leporello. Don Giovanni, sì. Don Giovanni, che appunto era sbalordito da come io potevo trattare questo genere. E in fondo è una questione di disciplina vocale, e poi di importanza alla parola, anche lì, siamo di nuovo lì. E anche molto dovuto al fatto che io sono stato dotato da Dio di una voce facile, ringraziando Dio. Ho potuto nella mia carriera cantare cose stranissime, per esempio, non so, una sera a Palermo cantare Figaro, nozze di Figaro, e la sera dopo cantare Archibaldo dell'amore di Tre Re. Il che vuol dire declamare una sera e allargare i suoni e trovare delle espressioni drammatiche. E poi ridurre la voce per il Figaro la sera prima o la sera dopo, insomma. Per cui questo puoi fare se hai una voce facile. Devi farti una disciplina vocale, sì, però Dio deve averti dato una certa facilità. Quindi la facilità nel senso della duttilità della voce. Esattamente. E poi aiutato dalla parola, insomma, la parola. Io ho sempre dato molta importanza alla parola. Cioè, la parola drammatizzata, quello che Verdi, leggendo le lettere di Verdi, uno realizza che il vecchio voleva parola. Se vedi lo spartito del Macbeth, vedi che ha sempre parlato, ce ne sono 500 parlati nell'opera. Avrebbe voluto un attore, non un cantante. Allora, cioè, deve essere una ragione per cui la parola è importante. E dici, ma il pubblico non capisce. No, ma l'interprete capisce. L'interprete deve sapere esattamente usare quel certo colore vocale, quella certa espressione drammatica, e tutto questo viene da che cosa? Dallo studio psicologico di un personaggio, naturalmente, non soltanto perché tu leggi, devi saper leggere, sapere che quella parola significa così, giustamente quel certo concetto, e poi devi metterla in relazione con altri, con i personaggi attorno di te, con le persone con cui reciti e con cui vivi in palcoscenico. Ciò è in fondo il lavoro che fa l'attore. Io sono partito nella mia vita non per diventare cantante, ma per diventare attore, per essere attore. Io ero un uomo molto timido, un ragazzo timidissimo, non parlavo mai, ascoltavo sempre. Adesso parlo troppo, ma c'è un compenso. Ascoltiamo volentieri. Adesso c'è 77 anni, 76 anni, per cui ho anche il diritto di parlare, vero? Pubblico, il cantante fa il pubblico o il pubblico fa il cantante? Io dico che è il cantante che fa il pubblico, non il pubblico che fa il cantante. Cioè nel senso che il pubblico risponde a quello che il cantante dà. Cioè non si può mai dar la colpa di un insuccesso al pubblico. No, l'insuccesso è perché il cantante quella sera non era in palla, non aveva, o stava male, o non riesce a colpire la campana, dico io. Se tu spari a una campana e la colpisci nel centro,
fa un bel suono, se invece la screzzi da una parte o dall'altra fa un suono che non è più quello, insomma. Ecco, allora mi ha colpire la campana. Ci sono anche delle campane stonate, certo, certe volte. Stonate. Quindi i trionfi di allora e quelli di oggi, il pubblico di adesso rispetto a quello di allora è più esigente, più preparato o meno rispetto ad allora? Ma non so se c'è una gran differenza del pubblico di preparazione, sì. Il pubblico risponde al cantante quando il cantante è bravo. Io non trovo che ci sia una grande differenza, insomma. Lei vede in teatro cosa succede quando si apre la bocca a Pavarotti, e Pavarotti ha un gran successo, insomma. Ci sono altri tenori che non hanno il successo di Pavarotti perché non danno quello che dà Pavarotti, è vero. Cioè, io ho avuto la fortuna di avere una lunga carriera, ho avuto la fortuna di immediatamente essere nelle prime posizioni fin da principio. Nel 35 ho debuttato al Regio di Torino. Poi il servizio militare mi ha portato via 2 anni, ma in quei 2 anni ho cantato anche qualche cosetta, poche cose, ma ho messo insieme 20 opere diverse, 20 personaggi diversi. Durante il servizio militare, no? No, durante il servizio militare no, ma insomma in quegli anni lì, fino dal 35 al 39, fino al 38 ho fatto i servizi per mia nomina al primo granatieri a Roma, e poi sono andato a Milano alla fine del 38 a fare delle audizioni, e mi hanno offerto subito 3 contratti, e in gennaio ero a Sanremo a cantare 7 opere, per quale c'era anche Barbieri e Siviglia. Quando a Sanremo si cantava l'opera e non i festival di musica del genere. No, che a Sanremo l'inaugurazione della stagione era Otello con Pertile e Stabile, non so se mi spiego. E voi dite benissimo, e appunto io qui veniva ad avvisarvi, ma segretezza. È giunto il conte d'Almaviva, chi? L'incognito amante della Rosina. Appunto quello. Oh diavolo! Ah, qui ci vuol rimedio. Certo, ma alla sordina. Sarebbe a dir così, con buona grazia, bisogna principiare a inventar qualche favola che al pubblico lo metta in malavista, che comparirlo faccia un uomo infame, un'anima perduta. Io vi servirò. Fra 4 giorni, credete a me, Basilio ve lo giura, noi lo faremo sloggiar da queste mura. I miei tenori erano Schipa, Gigli, Pertile. Questi sono i tenori. Ma Sanremo cantato... era all'aperto o al chiuso? No, al chiuso, al Teatro del Casinò. Il Teatro del Casinò. Ho cantato Principe Igor, ho cantato l'Arlesiana, ho cantato la Turandot, erano tutte prime recite per me. Mi sono fatto le prime parrucche, mi ricordo, a Torino, da quel magnifico, adesso, Sartorio si chiamava, mi pare, che mi ha fatto delle parrucche, Basilio, Don Basilio, che ho portato per tutta la mia vita. Ne ho fatto poi altre parrucche di Basilio che non ho mai adoperato, perché quella lì, la prima, era la più bella di tutti, aveva una poesia che altre non avevano. Cioè, questo è stato il principio. E cantanti come Stabile, cantanti come Caniglia, Becchi allora, che era una cosa straordinaria, il più gran fenomeno di baritono che abbia mai visto nella mia vita. Poi ho cantato con Warren qui in America, insomma tutti i più grandi. Ho avuto questa grande fortuna di essere subito nelle posizioni migliori e di trattare soltanto grandi teatri, e non ho fatto carriera con gli agenti. Allora non c'erano agenti, c'erano direttori d'orchestra. Il direttore d'orchestra Serafin mi ha portato a Roma, attraverso Serafin De Sabata mi ha portato alla Scala, ho cantato la prima Nona Sinfonia con De Sabata, e poi la Callas, naturalmente, ho cantato con la Callas, con tutti i grandi, vero? Per 50, quanti sono? 56 anni? Sì, certo. Sono 56, quindi... è un po' un record. È un po' tanto. E ora rifiniamolo, insomma. La provincia era importante. Era importante nel senso che, per esempio, si andava, perché io non sono andato mai, ma si andavano a Parma per 2 opere e stavano a Parma 2 mesi, 2 mesi e mezzo, e imparavano le loro parti lì con un direttore d'orchestra. Quello che facevano allora io l'ho fatto a casa per conto mio, ok? Perché qui è questione di testa,
questione di applicazione mentale qui. Se uno aspetta che gli caschi la manna dal cielo, non la riceverà mai, deve un po' farsela questa manna. Allora l'importante, la provincia è importante per le persone che dicono io devo prepararmi, non so prepararmi, attraverso un tirocinio di prove, imparo la mia parte. Io non ho mai sentito il bisogno di tutte queste prove, perché per me non c'era mai una prima recita, adesso dice ma come lì esagero, insomma. No. Non esagero, è così, era. Perché ero preparato. Le poche volte in cui non avevo avuto il tempo di prepararmi come volevo io, essere completamente pronto, ho sofferto l'anima mia. Però in generale potevo mettere in scena l'opera. Quando il mio primo Don Carlos... Come Filippo II, ricordiamo. Filippo II, va bene, o Don Giovanni o Figaro, io potevo mettere in scena anche l'opera, perché conoscevo l'opera dalla prima nota all'ultima, le parti di tutti, cose che in generale il cantante non fa. Come il corpo di cannone, come il corpo di cannone. Ragazzi, è impressionante. Questo è taglio, la coda tagliata, che cosa strana. Sì, perché era il film. Ah, il film. Era la colonna sonora, cioè era il film del Barbiere di Siviglia con Taio Tagliavini, se non sbaglio, il tenore. Avete sentito che voce? Qui siamo ancora noi nel 2015, sì. Non più... siamo a Roma, nel nostro studio, non a New York. A casa sua, no? Cioè, casa sua, sì. Davanti al Met. Sì. Siamo stati a casa di Tarotari, mamma mia, questa è veramente una cosa emozionante. Taio è un cantante d'altri tempi, sicuramente nel bene e nel male, nel senso che anche riflette un gusto di un'epoca trascorsa, però c'è una verità sia vocale sia, sì, anche di vivere poi il personaggio. Infatti. E di trasmettere questa vitalità profonda, no? Che, sì. Oddio, il tempo scorre, dobbiamo andare con la seconda parte dell'intervista e ricordiamo che poi la settimana prossima ascolteremo ancora Italo Taio, perché è stata una lunghissima conversazione. Guarda, questa non picciolista è tutta piena dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimone di sue donnesche imprese. Madamina, il catalogo è questo, delle belle che amo il padron mio, un catalogo di che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Allagna 231, sento in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003. Dal maestro di canto,
si va quante? 3 volte alla settimana, 4 volte alla settimana maestro di canto. Si va mai a lezioni drammatiche per sapere come muovere una mano, un gesto, il significato di un gesto? No. Tu troverai pochissima gente che si pensa. Tutti pensano alla voce, la voce, l'assillo della voce. Se ti togli l'assillo della voce e pensi alla parola, il compito è facilitato. E se poi la parola è animata dal motus anime, motivi quello che dici, gli dai un significato drammatico, e allora lì la ricetta è facile. Non è mica difficile tanto. E questo arriva al pubblico che si emoziona, ma certamente, insieme al cantante. Ma questo, come mai la Olivero, per esempio, è una grandissima attrice, grande cantante, è una delle più grandi cantanti che siano mai esistite, perché Magda ha questa logica, questo principio che la parola deve essere interpretata. Ed è il nostro è un lavoro serio, è religione la nostra. Devi assolutamente dedicare la tua vita a quello che è il teatro. Non devi essere frastornato. No, tutto deve essere concentrato lì. E devi amare profondamente quello che fai, devi avere un senso di disciplina straordinario, perché ci vuole. Love, dedication and hard work. Io dico ai miei ragazzi, amore, dedicazione e lavoro duro, caro. La piccina. Volevo introdurre l'argomento appunto di Italo Taio, insegnante di tutte queste cose, già ci sta dando delle lezioni memorabili. Quando è iniziata questa attività universitaria presso Cincinnati, che ha coinciso con una specie di ritiro dalle scene, che poi non è stato un ritiro dalle scene? Io ho avuto l'offerta di partecipare, di venire a Cincinnati per all'Università di Cincinnati, il College Conservatory of Music, nel 65. E un amico mio carissimo, Mario Cristini, il disegnatore, stava a Bloomington. E una sera il nuovo direttore del conservatorio di Cincinnati era da Mario, a casa di Mario a Bloomington, e ha detto: ho bisogno di un faculty, ho bisogno di un professore, di prendere qualcuno che sappia lingue, che sia un attore anche, sia un buon cantante, che abbia una buona tecnica, eccetera, eccetera, perché è un'importante posizione, importante. Allora io ho avuto questa lettera, Mario ha segnalato il mio nome, il team mi ha scritto a Roma, io sono venuto a cantare delle recitazioni d'amore qui in America e sono passato a Cincinnati, ho parlato, discusso, eccetera, e l'anno dopo ero qui a insegnare all'Università di Cincinnati. 1966 è cominciata proprio allora la mia carriera come didatta, diciamo, e in quel momento ho pensato che la mia carriera come cantante fosse finita. Ho considerato che dopo avevo ormai più di 30 anni di successi, diciamo, internazionali, per cui ho detto: io per adesso, da ora in avanti, mi dedico all'insegnamento e sto bello tranquillo. Ho avuto la sorpresa di trovare nel contratto una certa clausola che mi diceva: lei è anche artist in residence, che non sapevo, non avevo capito evidentemente quando ho parlato nel 60 l'anno prima col Dean, e questo mi dava il diritto di andare fuori e cantare qualche cosa. E allora ho preso in principio una settimana per cantare Don Quixote a Houston, Barbieri di Siviglia, insomma in giro qualche cosa. Due volte all'anno, durante l'anno accademico, andavo fuori. Però mi sono trovato legato al conservatorio, innamorato di quello che facevo. Il fatto stesso di andare dalla scuola a casa, tornare a casa la sera,
anche se era molto tardi qualche volta, perché con le produzioni che facevo poi arrivavo a casa a mezzanotte, poi la mia moglie la che aspettava tutto il giorno dalle 8 del mattino, ma lavoro, mi sono innamorato dell'insegnamento, dell'insegnare. Questi ragazzi erano così entusiasti, eager to learn, imparare, vero? Mi volevano bene, la parte amministrativa dell'università non è che mi entusiasmasse troppo, neanche ci capiva mica tanto, io venivo dalla professione, capisci, con tutti quanti lì, con tutte le regole, cose, però la gioia dei ragazzi, insomma, per cui mi sono innamorato di questo mezzo e ho anche acquistato la nuova carriera come regista, naturalmente. Ecco, questo però spieghiamo rapidamente agli ascoltatori forse ignari in due parole che cos'è un conservatorio americano, perché è una cosa molto diversa dai nostri, e come si studia musica lì. Prima ce l'ha spiegato dietro le quinte, siamo rimasti abbastanza sbalorditi. Dunque, se non si vedono questi conservatori americani non si crede che esistano. Per fare l'esempio, nel conservatorio dove io ho insegnato abbiamo due teatri nuovi, uno di 800 posti e l'altro di 400 posti. Abbiamo anche un altro vecchio teatro che ha 800 posti, che era già parte del complesso del conservatorio. La scuola ha più di 1000 studenti iscritti, naturalmente con l'obbligo di partecipare, non è che possono stare a casa. Due orchestre sinfoniche fatte di studenti. Devono risiedere lì e devono frequentare le classi, naturalmente. Abbiamo due orchestre sinfoniche, più un'orchestra da camera. Naturalmente le bande sono importanti per tutte le manifestazioni loro diverse che c'è nell'ambito dell'anno scolastico. Corali, 5 corali. Non so il numero dei faculty, dei professori che sono qua, ma il complesso è enorme. In più io ho costruito, sono stato il responsabile. Ci sono, diciamo, opera musical, cioè vari generi. Ci sono produzioni major production, maggiori produzioni, cioè vuol dire che sono messe in scena con costumi, truccature, orchestra, è uno spettacolo completo di opera, commedia musicale e anche dramma abbiamo. Questo è. Per quello che concerne l'opera, abbiamo una sezione di scenografia, cioè io ho portato in conservatorio lo scenografo, una artista del trucco, una certa Kaleva, che viene da Mosca, è una rifugiata politica di Mosca, che è una grossa artista, e fa le classi di truccatura. Cioè adesso noi abbiamo in giro per l'America ragazzi che hanno fatto corsi di truccatura al conservatorio di Cincinnati e che adesso si guadagnano il pane con la truccatura. Abbiamo il laboratorio operistico, naturalmente, dove si fanno le scene. Le scene anche sono fatte in modo da potersi affittare, così che il costo anche viene realizzato, diciamo. Perciò è un complesso che è come un teatro stabile, fatto di studenti. Le produzioni operistiche, sono le maggiori, sono due all'anno. In più poi abbiamo quello che chiamiamo l'opera workshop, che è il laboratorio operistico, in cui si cantano in 4 o 5 lingue, dove si mettono in scena delle scene di opere nella lingua originale, mentre le major production sono fatte in inglese per facilitare, diciamo, drammaticamente i ragazzi per quello che è l'espressione artistica e la rappresentazione, diciamo. Perciò è un grosso complesso. Se vuoi sento i zarpinetti e ti facciano i fischietti, e ti facciano i fischietti, no per vacco c'è la via, che a dovere li fa star, no per vacco c'è la via, che a dovere li fa star. Stati allegra, mia carina, che vogliamo giubilare, stati allegra, ma contento, che vogliamo giubilare, che vogliamo giubilare.
la poverina che se lo verrà qua giù, si dirà poi domattina, si dirà poi domattina. L'impresario! Avete veduto l'impresario? L'impresario non c'è più, l'impresario non c'è più. Da che allegra mia carina, che vogliamo giubilar, sì, giubilar. Come, noi siamo curiosi di vedere Taio insegnante, c'è qualche segreto, qualcosa che lei ha scoperto insegnando? Non so, lei deve insegnare, non so, Don Giovanni a un ragazzo che magari non sa recitare, non conosce l'italiano, eccetera. Da dove si comincia? Si comincia a parlare di studiare naturalmente parole e musica, quello è il principio. Libretto, naturalmente, se il personaggio è espresso nella lingua originale, devi fare per gli inglesi la traduzione letterale, parola per parola, del testo, naturalmente. Poi cosa importantissima per me è il background, quello che, da dove è ricavato il Don Giovanni, o dove ricavate le nozze di Figaro, per le nozze di Figaro c'è Beaumarchais, con la trilogia. E quindi lei consiglia o impone addirittura lo studio di questi testi? Un consiglio, ma è un'imposizione. Non è un'imposizione, ma è una cosa logica. Cioè, non puoi pensare di interpretare, non solo la Bohème, senza pensare a Murger, la vita di Bohème di Murger. E purtroppo molti non ci pensano affatto. Ma non puoi. Sennò, la lettura del libretto, che cosa impari? Sì, quello che il libretto è un sunto che è preso da qualche cosa, che è un background che è letterario, che è storico. Prendi Filippo II, Don Carlos per esempio, io sono andato a cercare attraverso la storia naturalmente, io sono stato fortunato di trovare un volume di certo Gardini che era Il tragico destino di Don Carlos, che proprio prendeva tutto il periodo fra Giovanna la pazza e il figlio di Filippo II, Carlo, che era un epilettico, che era un mezzo matto. Perciò devi imparare, sapere cosa è successo storicamente questo personaggio, devi pur sapere cos'era Filippo, come si comportava. In quel libro lì, Benedetto, io ho saputo che Filippo era corto di statura, per esempio, che era rosso di capelli, che era un po', non era claudicante, aveva una piccola, perché aveva la gotta, a 24 anni ha avuto il primo attacco di gotta. Io nella mia vita ho avuto la gotta, dai 30 ai 50 anni, perciò ero messo male un esperto, Filippo, assolutamente un esperto. Pure riconosci una di Filippo II, quello è entrato nella tradizione. Eccolo lì, perché qualcuno si è peritato di cercare e di vedere perché c'è il bastone. Solo perché che ci vorrebbero dei bassi di statura, insomma, io, di solito sono dei colossi. Nel mio costume, le scarpe senza attacco. Il massimo che potevo era così, e poi era non torvo, ma non guardava mai in faccia, dava un piccolo sguardo così e poi scappava via, non era mai. Ho cominciato in casa con un bastone, avevo appena entrato in porta di casa, andavo avanti col bastone, mi giravo. Quindi una grande scena dell'auto da fè con la palla in mano, posare sul mio capo la corona, e sicuramente sarà la scena più difficile da fare date queste condizioni fisiche periclitanti. Se sei intelligente abbastanza e abbastanza accurate di prepararti, di allargare la conoscenza di questo tuo personaggio nella storia, nel suo momento psicologico e storico, arriva a un certo punto che avviene il miracolo, che tu non sei più te, ma sei quel personaggio. E questa immedesimazione magica, che io la chiamo, può avvenire soltanto attraverso a questo studio, attraverso a questa documentazione minuta di particolari. Poi devi trovare il modo di tirar via certe cose, di prendere l'essenziale e portarle in palcoscenico, quello che serve. E allora quando arrivi in palcoscenico, Filippo II è lì, è vivo per il pubblico, con tutti i suoi tormenti, con tutti i suoi problemi,
con tutta la sua amarezza della vita, con i problemi dello Stato, i problemi del figlio, della moglie, tutte queste cose le devi saper rappresentare in un momento, ma se non le hai prima assimilate tutte. E piano piano aiuta la tecnica, questo lavoro qui aiuta anche l'emissione vocale, che poi in Filippo è difficilissimo. Certamente. Naturalmente devi avere anche la voce, questo è chiaro, perché se no cosa ne fai? Il fa diesis. Il fa diesis, certo, capirai. Con i suoi ragazzi è riuscito ad averlo. Dicevo, è riuscito a tenerlo qualche miracolo, questo miracolo con i suoi studenti. È successo, e come? Qualche miracolo è successo. Io ho avuto il coraggio di fare i quattro rustichi a scuola. Accidenti. Dico al Ferrari, ma tu vuoi scherzare? Che c'è il finale del secondo atto, che io ho cantato in teatro, non riusciamo mai a farlo musicalmente bene, è talmente difficile, si aggrappa una certa nota, c'è un do naturale, tutti si fermano e poi si ricomincia, ma ci troviamo lì all'appuntamento. I ragazzi la prima sera, la prima prova abbiamo fatto in sala, non hanno sbagliato una nota, ok? Però non sapevano mica niente di quello che c'erano i quattro lustri. Goldoni, chi era Goldoni? Io ho messo giù una tesi, ho scritto giù una tesi di quello che era la commedia dell'arte, prima di tutto, poi la commedia scritta, di Goldoni e rustichi, perché si chiamavano rustichi, non sono rustici, ma sono rustichi, è diverso, non sono contadini, ma sono gente che è grezza, che è attaccata alle tradizioni, eccetera. Ho fatto tutta la spiegazione di quello che era. Allora piano piano erano un po' disorientati tutti, difficile musicalmente anche questa roba qui, no? Ho avuto la fortuna di poter fare due cast, come solito, due compagnie, vero? Preparavo due io, sempre per essere coperto. Alla fine i ragazzi, dopo l'ultima recita, Inelda, mia moglie e poi ne è testimone, piangevano perché era finito. Ah, per la disperazione che era finito. Perché era finito. Per la gioia di fare questa cosa. Io ho avuto delle soddisfazioni incredibili. Anche questo dal film, questo sì. Spiega i tagli terribili che si facevano nei film di quell'epoca, da durare un'ora e un quarto. Le parole aggiunte, perché fa parte del carattere di Taglio, veramente la sua simpatia incredibile, e avete sentito quanta sapienza in questo personaggio. Non è che i quattro rustichi li ha cantati con la Olivero, no? Sto pensando. Penso di sì, certo. Perché lui pure Olivero ricordava sempre la signora Felice, infatti, come uno dei suoi personaggi più... Al grande basso Italo Taio, cantante dalla vastissima carriera e di grandissima personalità e musicalità che conosciamo a New York, ed è stato un incontro unico, non l'abbiamo mai più visto né prima né dopo, e quindi è un ricordo veramente prezioso per noi, e penso che per molti giovani ascoltatori sia anche un modo di scoprire un cantante forse sconosciuto, infatti, chissà, quasi completamente sconosciuto, perché poi tutte le ultime generazioni l'hanno visto in scena magari come sagrestano e pensano che sia stato un poco meno che un comprimario. O anche nella Bohème faceva le piccole parti, credo, no? Infatti al Cindoro Benoit, ma questo in tarda età, in giovane età ha cantato tutti i più importanti ruoli di basso. Sì, ricordiamo anche il Re con la storica Ida con Gigli, no? Infatti. La Caniglia. E tante, Sparafucile, tante, Filippo II. E poi Mozart, che abbiamo visto è stato il suo autore, quello che sì. L'ha portato, che gli ha dato fortuna, è stato uno dei più grandi mozartiani italiani, sì. Anche questo. E noi vogliamo cominciare la puntata di oggi ascoltando insieme come sigla, direi proprio, la voce di Italo Taio in Se vuol ballare, signor Contino. Ecco. Bravo signor padrone, comincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro
nostro progetto. A Londra è vero, voi ministro, io corriero e la Susanna. Non sarà, non sarà, figalo il dice. Se vuol ballare, signor Candido, se vuol ballare, signor Candido, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì. Se vuol venire nella mia scuola la capriola le insegnerò. Se vuole venire nella mia scuola la capriola le insegnerò, sì, le insegnerò, sì, le insegnerò. Della cetra. No, è un'esecuzione dal vivo. È impressionante che questo è il Mozart italiano, veramente. Io veramente mi azzardo a dire che non trovo un'esecuzione migliore di questa. È difficile. Come riesce a dare senso all'umore? L'umore è la perfetta italianità, la discorsività e la purezza dello stile in tutto questo. Fantastico. Bisogna cercare tra gli altri grandi italiani, Taddei, Siepi. Sì, quella scuola lì. Sì, questa, però Taglio veramente aveva il timbro mozartiano, quindi questo veramente Busch aveva azzeccato in pieno. Infatti. E ecco la seconda parte dell'intervista che abbiamo realizzato a New York dopo l'ultima Tosca, in fondo, l'ultima all'addio alle scene di questo grande di Italo Taglio, appunto, al Metropolitan. Sancho, je t'ai promis naguère des coteaux, des châteaux, même une île fertile. C'était un simple îlot que je voulais savoir. Dans cette île, il est toujours en mon pouvoir de te donner un flot azuré par ses grèves. Elle est belle, plaisante. Ne pleure pas, Sancho,
un gros ancho. Laissez-vous délasser comme dans un cachot, vous êtes fait mon grand dans cet habit d'apôtre. Oh, Sancho, je meurs, c'est ta prière et dis la Pater notre. Elle s'est confondue. Et c'est bien elle, la lumière, l'amour, la jeunesse. Elle, vers qui je vais, qui me fait signe, qui m'attend. Oh, nei nostri teatri, no, certo, con dei compiti analoghi, ha avuto proposte in Italia, no? No. Se ne avessi, no, le accetterebbe? Ma sai, io adesso sto diventando vecchio, sai, ho 76 anni e sono 56 anni che vado avanti questo mestiere qui, e mi piace ancora fare, insomma, master classes, fare qualche coaching, qualche ragazzo che conosco già, lo prendo per qualche personaggio, andiamo insieme, dramatic coach, facciamo, eccetera. Ma credo di avere il diritto adesso di riposarmi. Senta, l'America è diventata adesso la sua patria, no? Ci ha detto, sì, in che senso? Perché vuole restare qui? Io devo molto all'America. Io sono venuto in America nel 1946, immediatamente dopo la guerra. Maestro Cleva è venuto a Milano, io avevo cantato Boris la prima volta a Venezia nel maggio, e in marzo credo, sì, maggio. E il maestro Cleva è venuto per prendere qualche cantante, immediato dopo guerra parlo, eh? E io ero a Roma e ho avuto una telefonata da Ferone, da Milano, un vecchio impresario, un vecchio napoletano, dice: Italo, vieni a Milano, c'è un maestro dell'America che ti vuole sentire. E dico: ma Emilio, cosa vuoi che mi senti? Io ho cantato Boris a Venezia, non lo sa chi sono io, ma... Ma guaglione, fa stupido, vieni, questa è l'apertura per il Nord America. Vabbè, e allora sono andato a Milano e ho fatto l'audizione. Una delle poche audizioni che ho fatto nella mia vita. Ho cantato la consacrazione della spada della Ida, perché faceva l'inaugurazione a Chicago con la Ida. Poi ho cantato l'aria di Alvise Badovero, che era Gioconda. Insomma, ho avuto il contratto. Sono stato fra i primi con Ferruccio Tagliavini, la Tassinari, venendo d'America. Cioè, dal 1946 ho bazzicato l'America io. Cosa vuole? Poi la Columbia Artis mi ha preso su, sono tornato per San Francisco, ho fatto successo strepitoso. Al Metropolitan ho cantato Fausto, ho cantato Figaro, ho cantato Gianni Schicchi anche come protagonista qui. Insomma, ho fatto un grosso successo anche lì. Poi aria, sono tornato in Italia, benissimo, vero? Ma l'America però mi ha sempre dato. Poi ho avuto una commedia musicale
Io nel 56 sono venuto a cantare Fanny, la trilogia di Pagnol, hanno fatto questo grande, magnifico musical e ho rimpiazzato Pinza un'altra volta. Io ero sempre nelle stanze, nelle scarpe di Pinza. Sono venuto nel 48 a sostituire Pinza. E poi lì nel Fanny di nuovo. Ho fatto Broadway, ho fatto tutta una tournée. Cioè, insomma, l'America mi hanno offerto questa posizione. A Cincinnati mi hanno portato sul palmo della mano. Sono diventato un'autorità nella città di Cincinnati, dunque... Le vogliono bene. Le vogliono bene, cosa vuoi di più? Io senta, avrei voluto stare in Italia, sì, ma in Italia per 4-5 anni mi hanno preso il calcio nel sedere, in un certo senso, questa è la situazione. Che non avevo più niente da fare, ma facevo 15 recite all'anno. Dopo 4-5 anni, quando ho avuto questa offerta di venire qui, ho detto, beh, signori, sai cosa c'è di nuovo? Arrivederci. De Sabata non era più alla Scala. Io quando sono tornato nel 58 in Italia, con De Sabato non era più alla Scala, era cominciata la Zinfandel politica lì, che era mia, io ero fuori, io non avevo agenti, non avevo nessuno, io ho sempre fatto una carriera così a modo mio. Però. Perché funeste voci, dormi sgridate a presto, dormi sgridate, sgridate a presto. Perché va solto adesso, ne va soltai finora. Perché, perché, perché va solto adesso, ne va soltai finora. Ne va soltai finora. Aspri divorzi atroci, aspri divorzi atroci, figli del fallo mio, figli del fallo mio. Perché si tardi, oh Dio, perché si tardi, oh Dio, mi lacerate il cor. Perché funeste voci, or mi sgridate appresso, or mi sgridate appresso. Perché l'ascolto adesso, ne v'ascoltai finora, ne v'ascoltai finora. Perché l'ascolto adesso, ne v'ascoltai finora, ne v'ascoltai finora. Perché v'ascolto adesso, ne v'ascoltai finora, perché, perché. Ne v'ascoltai finora, perché ascolto adesso, ne v'ascoltai finora, perché ne v'ascoltai finora. Se tu tratti un personaggio drammatico con un personaggio buffo è la stessa cosa, devi trovare la maniera di umanizzare il tuo personaggio. Trovarne l'umanità e non cercare di far ridere per far ridere, è la situazione che ti fa sorridere, è il modo con cui agisci che ti fa sorridere anche, è vero, ma non è che vuoi fare il buffo, no, tu porti in palcoscenico Don Pasquale, io ne facevo un'interpretazione, ho cantato anche qui ultimamente, qui qualche anno fa al Metropolitan. Ho cantato ancora, il mio Pasquale è uno dei personaggi grossi, diciamo, che ultimamente ho cantato ancora, ma io le facevo una mia interpretazione, io lo vedevo piuttosto vecchiotto, insomma, facetto, simpatico, mi imbottivo tutto quanto, perché io sono lungilineo, vero, e non potevo invece, lo vedevo grassottello, vero, bambolone, un pochettino, vero, poverino, così, non è mica scemo, però viene, è superato da questo sentimento di voler fare, di vi insegnerò io a mio nipote come si fa, adesso lo sposo io una ragazza giovane, vedrai così fuori i piedi. È tutto un errore che commette quell'uomo lì e diventa comico naturalmente perché è la situazione che lo fa comico, ma bisogna pensarlo come persona umana, come rapporto umano, l'entusiasmo che ha per quando vede la falsa Sofronia, eccetera, e poi viene schiaffeggiato, eccetera, il momento dello schiaffo è un momento drammatico, il personaggio non è comico, è drammatico in quel momento. Cioè non c'è un personaggio comico o drammatico,
c'è Don Pasquale, poveretto, misero, vecchio, che si è innamorato stupidamente di una ragazza per far dispetto al nipote. In questo senso qui è patetico e ti fa anche sorridere, naturalmente. Scusi la divagazione, però, visto che un personaggio che invece viene sempre visto in modo macchiettistico, Don Basilio com'è? Lei come lo ha visto? Questa è interessante la faccenda, perché del barbiere di Siviglia generalmente se ne fa una farsa, mentre io anche lì sono per umanizzare. Sono personaggi veri, sono prototypes, sì, prototipi sono. Ma questo Basilio ha studiato, è un uomo colto, è un musicista, è un poveraccio, perché per un soldo vende l'anima al diavolo, pur essendo prete, è vero. Quindi non è un ciarlatano? Non ne puoi fare un ciarlatano. Non ne puoi fare uno che le braccia vanno via come un mulino a vento, no? Anzi, è proprio correttissimo nel modo in cui si cammina, è proprio nelle maniere. E quando il momento in cui strafà perché diventa troppo entusiasta di una cosa, immediatamente si riprende e ritorna quella persona gentile che sorride a tutti. Basilio. Un po' non falso, è... Sì, naturale che è falso, dice la satira della Chiesa, il gesuita, diciamo. Io non l'ho fatto mai con il naso aquilino, ne fanno una specie di strega. Mentre io lo vedo tutto bello sorridente. È bello sorridente così, tranquillo. Dice, grazie a tutti. Dicono, alla febbre, ma che cosa? Lui sa benissimo che tutto questo è un gioco. Anche lì bisogna umanizzarlo. È un venticello, Auretta, assai gentile, che insensibile e sottile, leggermente dolce me. Ma se stabilisci un rapporto umano fra lui, Rosina, Figaro, Bartolo, il rapporto umano, se lo stabilisci e sai discernere cosa succede, e allora diventa tutta un'altra faccenda. Però la tradizione spesso ha inserito delle, non dico buffonate, ma delle gigionerie che poi puntualmente riprese di generazione in generazione. Quando io il mio primo Basilio l'ho fatto a Porto Gruaro, pensa un po'. Ma sì, a Porto Gruaro l'ho fatto io. Prima di andare all'Opera di Roma. Evidente località nei pressi di Venezia, per i nostri ascoltatori di Palermo che non sapessero. Prima di andare all'Opera di Roma, prima che Serafin mi portasse là, nel 35, sono stato istituito per una piccola stagione, e questa è l'unica volta che ho fatto la provincia, diciamo, col maestro Fabroni. Maestro Fabroni, che era il marito della Ticozzi, che era un bel mezzo soprano, che era la Scala come comprimaria. E ho fatto tutte prime lì, prime di Forza del Destino, Padre Guardiano, prima di Basilio, cominciando da Cento, Portogallo, Vicenza, Udine, ho fatto tutti questi posti qua per 2 mesi. Quindi un prete santo, un frate santo e un prete invece un po' meno... nella zona del vino, bevendo abbastanza. L'ho cominciato lì il mio Basilio, diciamo. E l'unica cosa che io avevo visto di Basilio era il Fernando Autori, un grosso cantante, ragazzi, un grosso caricaturista. Io al Reggio di Torino andavo a vedere solo lui, ho visto il suo Don Pasquale, ho visto il suo Don Basilio e ho visto il suo Don Chisciotte anche. E nel Basilio era così straordinario, non faceva niente, ma era una cosa incredibile. Vocalmente com'era? Vocalmente non era una grande voce, era una voce piuttosto di legno,
Ma era un attore formidabile, poi truccatura, una cosa formidabile. Perciò cioè, avevo quell'influenza lì, io avevo quell'influenza lì di fare poco, perché avevo visto lui evidentemente. E poi l'unica cosa che come tradizione il fatto che l'ombrello va, ritorna indietro per prendere l'ombrello, sono tutto il resto, io non sapevo mica niente di Basile. C'è un'altra tradizione per quando non si è molto in voce per fare il fa acuto. Di, il fa acuto sotto il pubblico flagello per canzone da che parte di risolverlo facendo una cosa non si fa il fa acuto perché si abbassa di un tono tutta l'aria. Quindi viene credo che solo Montarsolo abbia fatto per un periodo l'aria in tono. Ma sai, il diapason è andato su di più di mezzo tono da quello che era Rossini. Noi quando, qui si canta un fa diesis, è un sol naturale, è quasi un la bemolle, capisci? Perciò è tutto Rossini, è tutto altissimo, tutto troppo alto. L'aria del Cenerentolo anche, che a qualunque delle figlie, anche quella lì, si taglia di solito, l'ho cantata alla Scala la prima volta con Serafine nel 47. Ah, incredibile, tagliata. Si faceva allora. Ah no, era tagliata l'aria. Tagliata. Ah, sì. No, io ero a Chicago, proprio nel 46 ero a Chicago, e ho avuto questa, da Milano questa offerta, si fa la Cenerentola. Sono andato a prendere lo spartito, ho comprato lo spartito. Ma cosa? Queste tre arie qui, ma diventiamo matti qui. La prima va bene. I rampolli femminili, è normale come tessitura. La scena d'ubriachezza, va bene. Ma quella lì, quella sia qualunque delle figlie, dico, ma io non ce la faccio. Sono arrivato a Milano, prima, mandati i tagli. Oh, dico, benedetti Dio. Grazie maestro Serafin, grazie ancora una volta. Quindi lei è favorevole ai tagli? Per dirci, io da adesso che sento tutta questa roba qui che fanno, è tutta inutile, ti fa venire la barba a tutti, invogliano la gente ad andare via del teatro, aprendo i tagli, per me invogliano la gente ad andare via. Però perché il compositore gli ha scritte quelle parti? E allora perché Verdi ha scritto il Don Carlos e poi l'ha ridotto in quattro atti? Perché? E adesso si riapre tutto e si ridà di nuovo come lui non voleva. Lei non pensa che quando il compositore ha scritto questa gente, questa roba qui, quando facevano le recite, diceva, no, qui è troppa roba, questa qui la gente si stanca, pum, taglia. Adesso invece c'è il principio della purezza, bisogna fare tutto come è scritto, tutto quanto. Allora tu impicchi il cantante, lo ammazzi. Perché il Don Pasquale, che era un classico parte dell'Ernesto del tenore leggero come Schipa, che non aveva mica i do naturali acuti, si tagliava dopo l'arietta, si tagliava, non si faceva tutta la cabaletta. Oggi si fa la cabaletta, ci vuole un altro tenore. E quindi il risultato è tu rovini i tenori. Non c'è più una classificazione giusta. Senti, la Lucia, siccome la Callas l'ha cantata, adesso tutti i soprani lirici cantano Lucia. No, Lucia è un sopranino leggero, se no si crepa per strada. Altrimenti dovrebbe fare la versione originale. E va via. Come puoi tanto sicuro prar? Scioglio in città di uccidere, oppure nel mio tetto, l'uomo di sera aspetto una stoccata. Demonio, e come in casa è facile, ma aiuta mia sorella, per le vie danza è bella, chi voglio attira, e allora comprendo, senza strepito. Comprendo. E questo è il mio strumento, mi serve. No, è il momento. Peggio per voi, chissà, spara fucile mino. Sempre a sera, ah.
spara fuggì. Va, 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 va. Beh, qui è un pezzo di storia anche molto qui. Molto interessante sentire le emissioni, Warren più ingolato e invece taglio limpido con la voce libera, la gola aperta. Fantastico. La cosa che mi ha impressionato è questo, il mio strumento vi serve, questo crescendo che fa venire veramente la pelle d'oca anche adesso. Ah, mamma mia. Certo, abbiamo detto le cose del gusto, taglio era legato a un gusto antico, cose che non si possono accettare lui oggi. Lui era per Lucia, i tagli, Lucia leggera. I tagli, eccetera. Però insomma, però è stato in qualche modo profetico, perché hai visto che si è tornati poi alle Lucie soprano leggero? Tante cose. In fondo la lezione Callas mica è servita poi tanto, vabbè. Perché siamo tornati poi al punto di partenza in tante occasioni, non solo in questa. E adesso sentiremo la seconda parte dell'intervista, che sarà anche l'ultima. Conclusiva. L'ultima, sì. Penitenti tutti quanti, facciam piuttosto il segno della croce. Eccellenza, vado. Fa il tuo piacere, pieno il paniere, fa penitenza, fame non ho. Oh, mi rincresce. Vali quando esce giù da fatto. Oddio. Quando ero, quando cantavo, diciamo, le grosse parti, perché veramente di impegno vocale anche, io mi prendevo sempre dei riposi. Io avevo una casetta a Ischia e quando era il luglio, agosto, e quasi metà settembre, non c'era nessuno che potesse togliermi dall'isola di Ischia, dal mio riposo. E credo che se io sono così, sono così longevo nella mia carriera, lo devo proprio al fatto che ho saputo anche riposarmi quando era il momento buono. Quindi il consiglio che possiamo dare alla fine di questo nostro incontro con Taio per gli studenti, per i cantanti, quello studiate, sacrificatevi, però prendetevi anche un po' di vacanze. Questo, guardi, non esagerate, guardi, con, guardi, per la smania dei cachet, guardi, per guardi, cantare troppo. Pochi giorni fa io ho incontrato Kraus, Alfredo Kraus al Metropolitan, e abbiamo parlato proprio di questa cosa qui. Alfredo mi diceva: io adesso, anche adesso, mi prendo un mese e mezzo, due volte all'anno, mi prendo un mese, tre volte all'anno e mi riposo. Quello che brucia i cantanti qui è proprio questa furia, questo senso di dover sempre andare avanti, poi con gli aerei, insomma, che è uno stress. La vita è diventata. Lei che ha cantato con Gigli, Schipa e Perti, questa furia non esisteva ai tempi. No, eppure ma Gigli, per esempio, era uno che cantava ovunque, quando, senza risparmio. Gigli era un fenomeno, Gigli era come un rubinetto. Apriva il rubinetto e veniva fuori l'acqua fresca. La prima registrazione, dopo la registrazione dell'aria di Bartolo a Glyndebourne, io ho fatto con André Chénier, il Rouchet, con Gigli, Caniglia e Becchi. Rouchet, tutto il giorno ti cerco, la tua salvezza io tengo, un passaporto di tutto intorno e periglio per te. La tua preziosa vita salva, parti,
Angeli Caniglia Becchi. E Taddei cantava il Flevio, che era una bellissima con De Floritis. Che era Simionato, era la contessa. Che aveva una registrazione straordinaria, devo dirlo, straordinaria, vero? Noi andavamo a fare la registrazione al liceo a Milano alle 11:30. Gigli alle 9 del mattino era là per le sue arie. Va bene? Ok. Gigli era un fenomeno in quel senso. È un fenomeno anche di Italo Taglio, diciamo. Quindi quelli che fenomeni non sono è meglio che abbiano una maggiore cautela, diciamo, nel ministero. Più riposo per i... Grazie allora, maestro. E speriamo di ascoltare qualche masterclass in Italia. Sarà ospite della nostra trasmissione in diretta questa volta. Grazie a voi, è stata una gioia di avervi qui, proprio di fronte al Metropolitan. Benissimo, arrivederci. Arrivederci. Non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima. Guardate! Questa non picciolista è tutta piena dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimone di sue donnesche imprese. Madame mia, il catalogo è questo, delle belle che amo il padron mio, un catalogo e lie che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Allemagna 231, sento in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003. Ma tra queste contadine, cameriere e cittadine, tra contesse e baronesse, marchesine, principesse, che van donne, donne grata, donne forma, donne età, in Italia 640, in Allemagna 231, sento in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003. Contra queste contadine, camariere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse, e bandone d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma e d'ogni età, d'ogni forma e d'ogni età. Yeah.
corre in vista, sua passione predominante è la giovin principiante. Non si dica se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta, se sia bella. Purché porti la gonnella, voi sapete quel che fa, voi sapete quel che fa. Purché porti la gonnella, voi sapete quel che fa, voi sapete, voi sapete quel che fa. Mm-hmm.